risucchiata in parte dagli effluvi della città vicina, quell'aria odora ancora di fumo, di erba, di natura. E lo spinterò, Gian Eminenza. Lo spigonardo selvatico. Mazzetto di questo fra la biancheria. Mio Dio, mi sembra di rivedere mia madre quando preparava gli armadi a fine novembre, mentre io e i fratellini si stavamo accovacciati sul fico gigantesco dietro la casa a mangiare i frutti ultimi della stagione. Sembra il fico maledetto dal nostro signore. Già, forse gli effluvi della città sono un po' troppo vicini. Un po' troppo. Allora, Gaetano, è cosa grave? Ho paura di sì. Poi oggi è domenica, tutte le officine sono chiuse. Come tra... Potrei chiamare il carro attrezzi. Arrivare all'inaugurazione sul carro attrezzi non mi pare molto decoroso. E che cosa vogliamo fare? Proverò a dargli un'altra pulita. Ecco, bravo, speriamo, sì, vai. Comunque nella sventura una fortuna. La parrocchia di questa borgata è qui vicino. Allora andiamo. Saranno ben lieti di ascoltare Vostra Eminenza. È chiuso, proviamo a passare di là. Sarà meglio. Che stanno a piangere, che stanno a piangere? Lo vuoi capire o no? Calma, calma! Oh! Calma! Una alla volta, democraticamente. Chi aveva chiesto la parola? Forza! Andiamo tutti quanti al comune e se sedemo tutti intorno a Marco Aurelio! Ma io ve l'ho già detto, il comune non c'entra più! Ma allora chi cazzo c'è? Ha già deliberato! Che ha deliberato? Piuttosto io propongo di nominare una... Propongo! Sta zitto un momento, fammi parlare, fammi finire! Propongo di nominare una commissione che chieda di essere ricevuta dai partiti... Allora, a Montecitorio? Ma dove se no, all'Ambra Iovinelli? Buona festa! Chiedo la parola! Ma faccio uno vestito di rosso! Uno vestito di rosso, e chi è? Buongiorno, padre. Cioè, monsignore. Lo sa che non so come chiamarla, eccellenza, eminenza. Lo sa che non lo so. Ecco, questo è il collettivo della parrocchia di San Matteo. A che cosa dobbiamo l'onore di una sua visita? Come ti chiami, figliolo? Io sono Don Paolo Arnoldi. Ah, ecco. Ho già sentito parlare di te, amico Paolo. Posso sedere qui fra voi? Franco, prendi una sedia. Prego, s'accomodi. Prego. Allora, chi aveva chiesto la parola? Avanti, sentiamo. Chi di voi voleva parlare? Non parli più. Ti sei messo paura perché si è visto quello? Ma chi, paura io? Visto che i locali sono stati dichiarati inagibili perché pericolanti. Ma che pericolanti, che tutto cemento, li mortacci lui. Ci voglio fare un supermercato, brava. Andiamo e occupiamo i locali. Sì, e dopo un'ora arriva la polizia e ci fa sgomberare. E si menano, menamo. E noi andiamo là e menamo più di loro, non parlo. Ma che vuoi menare, che sei un invalido. Ma state zitta, fascista, fio della migliore. Dai ci vuoi che te lo perdi lui. È un anno, che io cerco di farvi capire, di farvi ragionare. Comunque, visto che come al solito qua non ci si mette d'accordo mai su niente, votiamo. Aridagli e come votaci, perché votiamo? Andiamo e menamo. E lei, Eminenza, non vota? Ah, famo. Non mi pare proprio il caso. Che pareva. Hai visto l'Eminenza? Che gli frega? Lui se ne lava le mani. Ha visto, Eminenza? Questi poveretti sono stati abbandonati da tutti. Questa è terra di nessuno. E ce ne sono di problemi, mica solo questi. Ma lei non vuole dirci la sua opinione, No, anzi, è con vera mortificazione e profondo dolore che io prendo la parola per rivolgermi a voi. Mortificazione perché io giungo nella vostra comunità per un fortuito banale incidente meccanico e non spinto, come avrebbe dovuto essere, dalla mia ansia pastorale. E dolore, è vero, nel constatare il profondo disagio nel quale si trascina la vostra vita quotidiana. Un disagio, diciamolo, che può anche, certo, creare la violenza.
la cieca, la inutile, la stupida violenza. Ho sentito prima qualcuno di voi, qualcuno, sì, tu proprio mi sembra, vero? Dire, annamo, occupamo, menamo. Sì, sì, io ti ho... No, io ti ho fatto violenza. Ma ho forse cambiato il tuo animo? Ti ho convinto? No, io ho soltanto aumentato il tuo rancore, vero amico? La tua ira. E allora, vai figliolo, torniamo a voi, torniamo alla vostra comunità, la quale spesso viene accusata di trascurare i valori dello spirito, privilegiando in maniera forse eccessiva le istanze sociali, il miglioramento delle vostre condizioni materiali, della vita. Ebbene, io non vi accuso, no, io non vi accuso. È vero che i santi seppero elevarsi anche nella miseria. Io penso a San Francesco, il poverello di Assisi, a San Benedetto da Norcia, ai mille eroi della fede che seppero spogliarsi d'ogni cosa per essere lieti in povertà. Ma essi erano santi. Noi, ahimè, non lo siamo. Noi siamo imperfetti. Ma come potreste non essere imperfetti? Voi che inseguite un ben altro tipo di felicità. La felicità sulla terra. Non la felicità, la giustizia. È così, la giustizia. Ok, ecco lì. Via. Fuori. Via. La giustizia, sì, fratelli. Ma quale giustizia? Quale tipo di giustizia, mi chiedo? La giustizia di un prete che non sente il dovere di portare con dignità la sacra tonaca? No, la giustizia di Dio. Non è la tonaca, Eminenza, non è la tonaca! State zitto, lascialo parlare. Bravo, Gesù ha detto: beati gli affamati di giustizia, perché saranno sfamati. Ma ha anche detto: beati i mansueti, perché la mansuetudine diventerà ricchezza. Ma quando l'ha detto? Ha detto, l'ha visto il Gesù da Zeffirelli. Sì. Leggiamo il Vangelo, diletti figli, e ricordiamo le parole del Cristo. Non farti un tesoro in terra, dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatti un tesoro nei cieli. Ammazzalo come parla bene. Lo dovrebbero da far papa. No. Oggi è giorno di letizia. Non per voi, forse, ma certamente per me, perché sono qui in mezzo a voi, mie dilette pecorelle. E io voglio che questa casa del Signore, che non è luogo di comizi e di gazzarra, sia illuminata a giorno, come avviene appunto nei palazzi ai dì della festa. Accendete dunque tutte le vostre luci, rischiarate le vostre anime, fiat! Oh, che bellissimo! Pare Natale! E tutti insieme, figli, ascoltiamo l'antico, caro suono delle campane, in gloria del Signore! Ecco, bravo, vai, puttino, vai! E riudiamo il suono di questo vecchio organo, la sua voce di fede, di carità, di speranza, di mansuetudine, sì, di obbedienza. E cantiamo insieme, mie pecorelle, in gloria del Signore. Tantum ergo sacramento.